Ciao a tutti amici YouTube, qui Luca torna per una nuova battaglia in Bellum Crucis 6.3 tra il Regno di Gerusalemme contro una fazione jihadista che ora non ricordo bene il nome, ha un nome tutto strano, Bazar al... una roba del genere. Allora, ovviamente è una fazione di origine francese, quindi molti nomi sono di derivazione francese, tipo la milizia o altre cose simili. Comunque uso un esercito molto vario, balistieri non ce li ho, però ho dei sergentes, ho della fanteria pesante davanti, cavalleria, alabardieri, molto belli, mi piace un sacco questi alabardieri, e fanteria pesante, arcieri, la guardia del generale, i comites duce del generale, e penso di potermela tentare di cavicchiare con questo esercito. Osservo subito che il nemico... minchia quanti uomini. Allora, però vedo qualche unità di fanteria pesante. Fanteria pesante, guardia del generale, quella mi rompe il culo, arcieri leggeri, milizia, questa posso riuscire a distruggerla, con una carica la distruggo, lancieri, Junud, mi sembra Gutlam, una roba del genere, e vediamo come si comporterà la CPU a livello molto difficile. Sono più di me, ma vedremo cosa riesco a fare. Quanto mi piacciono gli standard musulmani, non so perché, hanno un qualcosa di elegante anche mentre svento, anche se è un videogame, hanno questa eleganza tutta loro. Quindi, come ripeto sempre, questa mod io la adoro praticamente. Mi scuso con tutti quelli che speravano ancora nelle battaglie di Bellum Crucis, ma inspiegabilmente, non so, il mio computer sta decidendo proprio di prendersi una vacanza, pure loro ovviamente, gli arcieri nemici iniziano a bombardarmi, io li bombardo con i miei arcieri, e l'esercito nemico lo fa avanzare anche molto spavaldamente. Ovviamente so più di loro, so più di me, ma vedo che comunque ha circa 4-5 unità di fanteria pesante. Io invece, bene o male, i miei ce li ho belli corazzati. Speriamo che reggano all'urto. Porto la cavalleria sul lato destro. Oh cacchio. Dio, che massacro. Oddio. E io che speravo che reggesse. Dai ragazzi, reggete. Oppure Gerusalemme cadrà nelle mani dei musulmani, come storia direbbe. Le linee di sergentes, che sarebbero dei contadini un po' più armati, un po' più militarizzati rispetto ai... si sta prendendo anche lui delle pappe. I miei ometti se li stanno prendendo, ma comunque io so che vincerò questa battaglia. Siamo in meno, ma abbiamo più qualità. Faccio caricare un'unità di contadinacci, nemici, e questa mi va in fuga senza colpo ferire, perché ovviamente hanno capito la mia cavalleria povia. Ragazzi, ovviamente avrei in mente qualche altro let's play, soprattutto su un gioco che si chiama Stronghold 2. Non so se lo conoscete, dovete costruire un vostro castello, gestirlo ed eventualmente, se accadessero delle invasioni nemiche, riuscire a difenderlo. Quindi l'abilità deve stare nel tenere il cibo per la popolazione, costruirsi un esercito, rifornirsi tramite miniere, segherie o altro. Penso che potrebbe essere una bella sfida. Voi che ne dite? Sempre per restare in tema molto medievale, e fatemi sapere se potrebbe interessare. Io sarei più che felice di farlo.
E comunque ho notato che siamo rimasti sempre in 10 e mi chiedo di solo una cosa, di aiutare a crescere, a spolliciare, a rendermi anche più visibile, perché ovviamente io ogni tanto vado a osservare i vostri canali. Io ringrazio ad esempio Anto93GK che mi sta dando molto sostegno, anche un altro youtuber che si chiama Tito Labieno, lo ringrazio davvero tanto. Ci stanno molti che mi qualcuno mi ha chiesto di vedere il video che ha registrato delle tre e scusa se non mi ricordo il tuo nome, ma comunque davvero sei stato bravissimo, te l'ho scritto nel tuo canale, e perché è quello che penso. Chiedetemi di vedere i vostri video, di commentarvi. Voi commentate i miei soprattutto. Vi voglio un po' più attivi, ragazzi. Anche se comunque ogni tanto i commenti mi fanno molto piacere. Mi dispiace per Bellum Crucis, la On and are campagna che winning non the può battle. andare. If we continue like this, we will smash the enemy. Beh, la qualità si fa vedere perché sto iniziando a mettere la battaglia a mio favore, anche se ovviamente quell'unità di cavalieri del Gutlam, mi sembra di aver letto bene, mi sta creando non pochi problemi perché la cavalleria araba è bella, bella pesantoccia. Nel frattempo concentro il resto della battaglia sul lato destro, un'unità di cavalieri appiedati è stata totalmente annientata e si continua a combattere a destra e a sinistra. Gli islamici si stanno battendo con onore e sono davvero contento di farvi vedere una battaglia un po' più equilibrata, anche se come dico sempre mi dispiace che sia solo una CPU, perché se fosse un giocatore umano andrebbe totalmente diversa, perché io sono una pippa assoluta. Gli arcieri miei perché non sparano? Ah, forse hanno finito le frecce. Perfetto. Mi stanno accerchiando, attenzione. Uno scempio inenarrabile questa battaglia. Cioè, ho perso io tanti uomini come li sta perdendo lui. Ma che? Stanno fuggendo? No. No, non stanno fuggendo, si stanno Lord riorganizzando. have mercy! We have lost half of our men! Ho perso metà dei miei uomini, peccato. Però comunque, come ho detto prima, la battaglia sembra che stia iniziando a prendere una certa piega per me e mi fa piacere. Come ho detto, sto vedendo se posso unirmi anche a un altro canale. Però stavolta non sarà di Total War Gaming o altro, ma sarà di recensioni riguardo a manga, fumetti, action figure o altro, The enemy is badly blotted. They have lost half their men. perché mi hanno contattato quelli di Star Shop di Napoli, perché io sono di Napoli, e sinceramente mi ha fatto molto piacere questa offerta, perché la vedo una maniera per rendere il mio canale più movimentato, più vario e non formarlo esclusivamente solo sui Total War, ma dare quel tocco di, come posso dire, di varietà in più che forse potrebbero renderlo ancora più accattivante. Come ho detto ragazzi, siamo in 10 ma è come se fossero in un esercito e vi ringrazio sempre da oggi fino a domani, non smetterò mai, continuate Your a battle is very much in scrivermi, our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. continuate a scrivermi, a consigliarmi, a criticarmi, a spolliciare, a dire mi piace, non mi piace, perché per me davvero è molto importante. Come dice qualcuno, per voi è solo un click, ma per me è davvero tanto. Quindi ragazzi, che dire? Sto vedendo un poco. È finita la scuola. Ho passato l'anno, anche se l'ho passato a cazzeggiare, l'ho passato per fortuna. E a voi com'è andata? Mi auguro tutto bene.
così in maniera da poter trascorrere un'estate insieme col cazzeggio più totale del Total War. Allora, la battaglia si è presa oramai una If we continue like this, we will smash the enemy. Qui mi dimentico totalmente del Gutlam avversario e mi sta massacrando i miei ometti, ma comunque ne ho ancora tanti, quindi la cosa mi dispiace relativamente, perché oramai praticamente ho vinto la battaglia, lui con 4 cavalieri, posso fra un po' vedo se gli mando addosso un po' di lancieri, gli faccio passare le pene sue. Basta, la battaglia praticamente è finita, gli attacco l'ultima unità di contadinacci che va in fuga, lui mi carica con i suoi cavalieri da dietro, miei cari arabi, vi piace da dietro, vi piace metterlo dietro, ma non ti preoccupare, te lo metto dietro dopo io. Basta, voglio vedere se c'è qualche nuovo gioco sulla quale fare qualche let's play e... Che cazzo? Ragazzi, non ho premuto niente. Non ho premuto niente. Il computer ha detto non la deve vincere. Ok, ragazzi, qui Lucantor, a voi.